Buon pomeriggio agli amici di Ciao Como, ben ritrovati. È venuto una protagonista del Como a trovarci e ovviamente lo ringraziamo, come ringraziamo anche la società per averci dato la possibilità di parlare con lui alla vigilia di una partita importante, quella di domenica per il Como. Manuel Cicconi è qui con noi e innanzitutto lo salutiamo. Buon pomeriggio. Ciao, buon Buon pomeriggio. pomeriggio a te, Emanuele. Grazie di essere qua. Uno dei giocatori comaschi di questo Como, anzi, l'unico, L'unico. l'unico, esatto, l'unico comasco di questo Como. Con papà Massimo, che l'anno scorso è stato grande protagonista, vincendo il titolo nazionale degli allievi, e con te, che quest'anno sei partito subito davvero molto bene, con la voglia di fare. Innanzitutto, parliamo subito di Manuel, di te, di questo campionato, di quest'annata iniziata certamente con grande travaglio, poi sicuramente. Certo, sì, io sono contentissimo di essere rimasto a Como innanzitutto e ho sempre detto che la mia priorità era quella di rimanere a parità di categoria. Per me non c'è nient'altro oltre che Como. Quest'anno è un anno importantissimo sia per me che per la squadra perché dobbiamo fare il massimo e speriamo di farcela per risalire e riportare il Como in Serie C. E per me è anche un anno fondamentale, non avendo giocato tanto l'anno scorso, è l'anno dove posso e devo fare il botto per cercare di Sì, farmi l'ha rivedere. detto praticamente queste parole, ce le ha dette anche il tuo allenatore Andreucci quando è venuto qualche settimana fa qui a trovarci. Ha detto che insomma conta molto anche su di te. Tu ti Sì, senti pronto, Manuel? Sicuramente, cioè lo hai già detto, insomma, sostanzialmente hai certo. detto che quest'anno è un anno importante. Questa è comunque la consapevolezza che hai di poterti giocare fino in fondo le tue carte. Certo, io devo migliorare ancora tanto, come tutti penso, ma mi alleno ogni giorno costantemente per cercare appunto di migliorarmi e di fare il meglio possibile per me e per la squadra. E sono contento che il mister, come la società, creda in me e come lo sta dimostrando perché sto giocando e entrando sempre tutte le partite. Quindi spero di far bene e di continuare a dare il massimo. Ecco, perché giustamente, come hai detto tu, questo Como, caro Manuel, non è che è uno stadio come il Sinigaglia, la Serie D. Tu, No, tra non se la l'altro, merita, non se la no, non merita. se la merita, no, tu dicevi che tra l'altro abiti proprio vicino allo Sì, io stadio, abito a fianco allo stadio e ho no? sempre vissuto anche come tifoso quando ero più piccolo. E il Como come piazza, come tifoseria, come stadio, come tutto, non merita assolutamente di stare in Serie D, quindi dobbiamo fare il massimo per portare in alto questo Como. Ecco. L'inizio di questa stagione, di questo campionato, si sapeva che ci potevano essere delle difficoltà. Tutto sommato le avete superate abbastanza bene. Che giudizio dai, dopo queste prime giornate di campionato? Poi inizieremo a parlare anche della prossima partita. Certo, siamo partiti in ritardo rispetto alle altre squadre. Lo sappiamo tutti il motivo per il fallimento, che quest'anno è stato un po' strano, ma ci siamo ripresi subito bene. Abbiamo fatto una squadra importante, siamo molto affiatati ed è proprio questo, secondo me, che ci ha fatto andare avanti e avere subito l'appiglio giusto per questo campionato. Infatti, ci aiutiamo tutti, in allenamento anche troppo forse, ci diamo consigli e ci stimoliamo l'un l'altro ed è Quindi proprio un buon questo che ci... gruppo, Sì, Manu. un Un ottimo buon gruppo, un buon gruppo. gruppo. Ecco, senti, l'importanza di gente. Sono stati qui a trovarci qualche settimana fa. Uno è capitano, che è Sentinelli, poi è venuto a trovarci anche Bova, che è un altro sicuramente esperto. Ecco, gente di questo spessore, di questo calibro, gente che ha giocato certo tanto in categoria e anche in qualche categoria superiore. Quanto conta? Sono fondamentali secondo me avere queste persone, Sarà infatti come Davi. contento No, no, no. No, Sentinelli. no, sì, secondo me sono importantissime, conoscono la categoria, ci sanno fare, hanno esperienza soprattutto, quindi ti sanno dare una mano e aiutarti e sanno consigliarti cosa fare per migliorare te stesso. Allora, come inizia Manuel Cicconi a giocare a calcio e quali sono stati i primi passi hai giocato subito a calcio? O Prima c'è facevo nuoto, stato. Ah, facevi nuoto sì, addirittura? Dove? A Como Nuoto? l'Ice Club mi Ah, l'Ice sembra, Club, ah sì, ok, sì. mentre poi Beh, invece, insomma, diametralmente opposto, poi molto duro il nuoto, sì, no, no? poi vabbè, chiaramente Hai grazie al capito che si papà e faceva troppa tutto, fatica. c'è stato un periodo dove dovevo
giustamente fare una scelta con la scuola, non potevo fare scuola, calcio e nuoto, ma dovevo giustamente scegliere, e alla fine ha prevalso il calcio. E niente, sono contento di questa scelta e spero appunto di portarla avanti. Dopo il nuoto, dove hai iniziato? Sì, allora, giocavo all'oratorio qua al Crocifisso, alla Miani, che era un CSI. Poi sono andato subito all'Accademia Como con Mister Tosetti. Esatto. Ho fatto lì 5 anni abbondanti. E poi sono dovuto andare un anno a Lecco. È vero. Sì, sei stato dirottato. Perché esatto. Purtroppo l'Accademia Como è dura fino a una certa età. Come l'hai vissuta questo passaggio? Ero piccolo, ero tornato a 11 anni, 12 anni, quindi ancora non avevo l'appartenenza alla maglia, diciamo. Però poi l'anno dopo subito sono tornato a Como, dove c'è stata l'opportunità e lì sono stato felicissimo e da lì non mi sono più spostato. Senti Manuel, ecco, quello che tu hai raccontato è magari un po' un esempio di tanti altri ragazzi, magari alcuni che vanno all'accademia, altri che insomma giocano in altre squadre del nostro territorio, quindi uno che è riuscito ad arrivare a giocare alla soglia del professionismo partendo proprio da qui. Che cosa ti senti di dire a un ragazzo? Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io 20. Ecco, quindi sei assolutamente giovanissimo, ma niente, a uno più giovane di te, cosa ti senti di dire? Mi sento di dire di non mollare mai e di aspettare, anche se magari non è il periodo giusto, il momento giusto, che non stanno facendo benissimo, ma di non mollare mai, che il loro momento arriverà e potranno dimostrare quello che valgono. Anche se c'è il rimbrotto del mister, anche se c'è ovviamente, giustamente magari, certo. No? Il mister che a volte no, ti... Sì, certo, poi quello è indiscutibile. Però bisogna, soprattutto la cosa fondamentale che mi hanno detto e che sto imparando ancora adesso, è allenarsi bene sempre, fondamentale, tutti gli allenamenti, dare il massimo, perché è da lì che si impara e si migliora. Ecco, questo è sicuramente un consiglio importante che arriva da uno quasi di voi, cari ragazzi, perché effettivamente è un ragazzino assolutamente giovane. Le tue caratteristiche, Manuel, quali sono? Allora... Secondo me la mia qualità principale è il tiro. Mi hanno sempre detto da quando ero piccolo e l'ho notato anch'io che ho una grande botta, diciamo, un gran tiro. Poi il dribbling e la cosa che devo migliorare e mi hanno sempre detto di migliorare è la fase difensiva un po', quando non ho la palla. E quello ci sto lavorando e spero sempre di migliorare. Il tuo ruolo, qual è quello dove vorresti sempre giocare sostanzialmente? Allora, io mi trovo bene... come sta facendo giocare adesso il mister, che stiamo giocando 4-3, il terzo di attacco esterno, anche, quindi sì, esatto, esterno. Ce l'aveva detto Andreucci, sì, infatti ha detto che sei un esterno, ma anche la mezzala è un gran ruolo dove mi sono migliorato tanto l'anno scorso, che non avevo mai fatto all'inizio, infatti ero un po' tentennante, però dopo un anno che ci ho giocato ho imparato a farlo ed è anche quello, potrei svolgere quel ruolo. E poi pur di giocare con il Como e pur di segnare con la maglia del Como, il tuo sorriso credo che tutto un programma, chi ti sta vedendo sul web lo può capire, ma credo che Manuel no, saresti disposto a fare anche il difensore sì. Pur di giocare comunque giocare, e di portare certo. In alto il Como. Adesso veniamo a noi, a questo inizio di campionato, certamente importante e positivo anche anche a livello personale. Sì, certo. Adesso domenica soprattutto è una partita fondamentale. Domenica, esatto, è partita sì, certamente con la prima in classifica che ha fatto 5 vittorie su 5, quindi dobbiamo far molto bene e cercare di vincere, perché è un passo fondamentale quello di domenica. Contro una squadra forte, però anche noi siamo tosti e forti, quindi dobbiamo giocarcela alla pari al 100% tutti quanti. Diceva il tuo allenatore che il Como potrà solo crescere, potrà solo migliorare. Sì, certo. Sei d'accordo? Sì, perché noi comunque siamo ancora una squadra che secondo me può fare molto di più di quello che sta facendo. Stiamo facendo bene, però a mio parere possiamo ancora scoprirci meglio e giocare conoscendoci meglio. Quindi secondo me pian piano che passa il tempo, pian piano che giochiamo assieme, partita per partita, possiamo sempre far meglio. Graditissimo ospite, ve lo ricordo, oggi qui a Ciao Como per il nostro appuntamento con Radio e Web c'è Manuel Cicconi, esterno del Como, ti stavo definendo attaccante, sì. Tutto sommato anche, va bene, anche attaccante del Como, uno dei ragazzi venuti fuori dal vivaio anche ovviamente del Como e adesso in pianta stabile ovviamente in prima squadra. Senti, te lo chiedo perché la
l'abbiamo già chiesto anche ai tuoi compagni quando sono venuti. Anche domenica andrete a giocare sul campo della Caronnese senza i tifosi. Sì. Manuel, cosa ne pensi di questa? Ovviamente non è compito tuo dare dei giudizi, però che cosa ne pensi? Tu da giocatore? Allora, da giocatore la cosa che posso dire è che i tifosi, secondo me, a mio parere, sono fondamentali. Cioè, l'abbiamo notato anche domenica giocando in casa, il tifo, stando in campo con i tifosi che tifano per il Como e per te, è importantissimo, è fondamentale. Quindi, già la partita è difficile domenica, come detto, con la prima in classifica, lo sarà ancora di più con l'assenza di tifosi. Non so, sinceramente, perché anche questa domenica non potranno venire. Questa è una ragione anche definita di ordine pubblico, perché c'è la vicinanza con Varese, quindi dopo quello che è successo con Varese, questa è l'ipotesi. Speriamo che sia l'ultima partita. Tutti se lo augurano, ovviamente. Certo è che ovviamente purtroppo gli episodi di Varese non hanno aiutato, sicuramente. Certo è che comunque in effetti finora è stato un inizio di campionato, come dire, Manuel, travagliato. Sì. I vostri tifosi, quando ci sono stati sicuramente fondamentali, esatto. Anche a Seregno, no? Certo. Già dalla prima partita in Coppa Italia si sono fatti vedere, si sono fatti sentire, non hanno mollato niente nonostante appunto le cose successe, e questo ha fatto sicuramente tanto tanto piacere, e infatti in campo, come ripeto, si nota, si vive meglio secondo me con il tifo intorno. Quindi ovviamente domenica l'obiettivo, caro Emanuele, è quello di cercare di vincere, certo, anche per loro che anche non, per ci, loro sono, che non ci saranno. Senti, poi settimana prossima c'è la Coppa Italia, giusto? Sì, mercoledì giochiamo con la Caratese. Alla Sinigaglia? No, mi sa da a Karate, sì. Ecco, doppio impegno quindi quest'anno, cercare di dare il massimo possibile. Sì, certo. Perché anche la Coppa conta. Sì, conta. Infatti sì, speriamo di far bene sia in campionato e speriamo di arrivare il più lontano possibile, magari anche di vincerla, la Coppa Italia. Dobbiamo dare il massimo in entrambi i casi. Ok, perfetto. Allora, siamo a metà del nostro, anzi superato la metà del nostro appuntamento, quasi verso la fine, con Manuel Cicconi. Senti, parlavi prima di papà, no? Io credo che, ecco, spendiamo magari una parola, l'abbiamo sentito qualche mese fa, proprio alla vigilia della finale, la finale nazionale, che lui ha portato i ragazzi a vincere, quindi grande risultato. Mi dicevi che adesso però è momentaneamente, come dire, ai box Massimo, sì, papà Massimo, che tra l'altro mi dicevi è stato fondamentale per il tuo inizio, no? Sì, certo, lui è quello che già da bambino mi ha dato i consigli. È stato lui che ti ha portato, sì, lui a campo, che ti ha detto, mi ha fatto cominciare, diciamo. E poi, ma è anche il tuo primo tifoso e il tuo primo critico? Entrambi. Ah, sì, certo. Cioè, soprattutto critico. Vabbè, ma ci sta. No, come giusto che sia, lui giustamente ha fatto la sua carriera, sa il fatto suo, e quindi quando mi può aiutare, quando può dirmi qualcosa che mi fa crescere, mi dà dei consigli, io sono sempre a orecchie aperte per ascoltarlo. Ma ci resti male oppure... No, diciamo che siamo tanti in conflitto, nel senso che discutiamo molto sulle cose che mi dice, però è stato fondamentale anche lui nella mia crescita, come lo adesso. E adesso papà purtroppo è in attesa di una chiamata? Adesso sì, papà è in attesa, vorrebbe, lui adesso magari gli piacerebbe fare un'esperienza con i più grandi, e quindi niente, quest'anno, nonostante quello che ha fatto, perché non perché mio padre, comunque soprattutto ha fatto una grande annata da mister, vincendo il campionato, lo scudetto, tutto. Insomma, non è facile riuscire a vincere lo scudetto, no, soprattutto perché appunto, mi sembra che non era mai riuscito nessuno. Assolutamente, quindi è stato sicuramente un sì, risultato importante. Un po' il paradosso che pochi mesi dopo, che comunque papà mi dicevi qualche occasione e qualche offerta l'ha avuta, però l'idea di allontanarsi da casa non era, esatto, sì. Quello che forse voleva fare, no? No, perché lui giustamente, come diceva a me, i sacrifici li ha già fatti da quando era giovane, a 18 anni, a 17 forse, è venuto qua a Como dall'Abruzzo. Ha detto, adesso ho una famiglia con dei figli, non me la sento di andare via di casa ancora per allenare i ragazzini. È una scelta bella, anche sì. Sicuramente condivisibile, certo che rimane, credo, adesso non so quando a casa ne parlate, ogni tanto lo vedi scalpitante, no, oppure... Lui vive per il calcio proprio, quindi se c'è un'opportunità per andare ad allenare, lui è sempre lì ad aspettarla, a vedere se si può concretizzare questa cosa.
Però giustamente anche lui adesso sta avendo un attimo, sta aspettando per vedere. Caro Massimo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, te lo meriti davvero, se fagli vedere il video a papà, così è un saluto davvero che facciamo di grande affetto, perché se lo merita davvero, dopo un grande risultato così è rimasto a piedi, ecco, questo davvero è uno dei paradossi assoluti del calcio. Caro Manuel, prima di chiudere, ti affido gli ultimi minuti, che cosa vuoi dire, ecco, magari direttamente qui alla webcam ai tifosi del Como. Non tanto per domenica, lo ripetiamo, domenica dovete giocare da soli e sarà complicato, come hai detto tu, perché la Caronnese è squadra tosta, ostica, ma soprattutto per il futuro. Manuel, cosa ti senti di dire? Niente, che lo ripeto, la cosa che si nota di più dal campo è che quando ci sono i tifosi la si vive meglio, la si gioca con più cattiveria, con più tutto, quindi non mollare mai come non devono mai mollare i giocatori e niente, andiamo a vincerci sto campionato. Ah, perfetto, questo mi sembra scusami, la giusta sfrontatezza di un ragazzo di 20 anni. Ci sta, Manuel, ci sta Sì, dai. assolutamente, assolutamente. No, ma fa benissimo. Senti, davvero, chiudiamo qui. Senti, un'ultima cosa, quanti gol mettiamo in cantiere quest'anno? Spero il più possibile, non lo so. 8.